abbiamo in questo momento ritenuto di invitare la popolazione dei comuni di Codogno, di Castiglione d'Atta, di Casal Busterlengo a rimanere nelle proprie case. In via assolutamente precauzionale in questo momento, di altri due casi simili che sono quelli avvenuti in Germania e in Francia, dove ben ricordate ci sono stati numeri, in un caso 16 casi positivi, nell'altro 10, il circoscrivere, invitando a evitare in qualche modo una vita sociale attiva e quindi rimanendo nei propri domicili, ha portato a in qualche modo evitare una diffusione, quindi è stato questo particolarmente positivo. E quindi sulla base anche di questi elementi si è ritenuto di invitare la popolazione a rimanere al proprio domicilio in maniera volontaria. Il Ministro ha appena firmato due ordinanze, è chiaro che i contatti diretti verranno invece messi in quarantena obbligatoria. Il messaggio che diamo a tutti è di rimanere a chi abita in questi domicili, di rimanere a casa. Il pronto soccorso di Codogno è stato chiuso ieri in via precauzionale, abbiamo sospeso le attività chirurgiche di elezione, mentre il resto del presidio per ora svolge le sue attività. Chiediamo di rimanere al proprio domicilio e qualora sia stato in contatto con uno di questi casi oppure si manifestino dei sintomi, di chiamare 112, noi manderemo a casa il personale a fare i tamponi. Abbiamo un sistema che si è mosso con una tempestività, come immaginate, come vedete sono passate circa 15 ore, assoluta, di grande prontezza, grande efficacia. Io ringrazio veramente tutti l'apparato sia della direzione generale, la PS che è in primo piano, le nostre SST Areo, perché l'efficienza che hanno dimostrato anche ieri sera fino alle 3 di notte a chiamare per capire chi erano i contatti diretti, quindi una grande prova di efficacia. Il sistema è prontissimo, sta dando una grande evidenza della propria capacità. È chiaro che è una situazione estremamente nuova, è un aumento di un livello di guardia che è particolare per il nostro paese, lo stiamo gestendo in grande sintonia con tutti i livelli istituzionali. Invitiamo alla calma, alla tranquillità, alla serenità rispetto alla capacità e efficacia del nostro sistema sanitario e a una condivisione complessiva di riflessioni sulle strategie da adottare.